Mister Vincenzo Reli, una partita che nel primo tempo stava andando bene, poi l'espulsione, la possiamo dire tutta, ha cambiato totalmente le sorti dell'incontro. Sì, ce la stavamo giocando contro la seconda in classifica, abbiamo avuto anche parecchie occasioni da gol al primo tempo, poi l'espulsione che ha visto solo la terna, che oggi è stata a dir poco scandalosa, quindi abbiamo giocato contro 11 del San Gregorio, contro la terna, perché ci ha messo dell'oro, quindi niente. Abbiamo perso, una sconfitta che fa male, però dobbiamo ripartire subito perché domenica abbiamo un'altra partita importante. Mister, io l'ho detto anzitempo con la dirigenza prima che iniziasse la partita, l'ho detto nel punto di giornata, oggi si affrontavano due squadre che erano in forma, forse le più in forma del momento. San Gregorio non perde dalla seconda di campionato, dalla prima anzi, e voi venivate da sei risultati utili consecutivi. È un piano della Lente che però al di là di oggi può dire ancora la sua? Sì, guarda, calcola che noi abbiamo 3 punti in meno riguardo alla prima partita che abbiamo perso a tavolino contro la Miternina. In più abbiamo fatto un girone di andata che non è stato all'altezza della situazione per vari motivi. Adesso ci siamo un po' inquadrati come squadra e come gruppo. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, però poi vediamo quello che fra qualche partita avremmo e poi tireremo le somme solo alla fine. Comunque il nostro primo obiettivo è salvarci il prima possibile. Al di là del salvarsi o meno, però possiamo comunque sbottonarci un po' di più, che comunque la salvezza è sicuramente alla portata. Se si può sognare qualcosa di importante o ancora c'è da lavorare ancora tanto? No, ci mancano ancora 9 partite, il girone di ritorno è difficilissimo per tutti, quindi tutte le squadre si giocheranno un obiettivo, noi ci giocheremo il primo, quello della salvezza, poi logicamente prima di questa partita eravamo quindi insieme altre 3-4 squadre, stavamo a un passo dai playoff, adesso un po' abbiamo perso strada, però è logico che l'ambizione per chi fa sport è la prima cosa, poi nel calcio come nello sport in generale bisogna sempre, il campo è quello che dà la prova del 9. La partita che nel primo tempo è stata molto equilibrata fino al momento dell'espulsione, entrambi avete creato tanto, poi il secondo tempo siete usciti fuori, avete dilagato e adesso possiamo dirlo, San Gregorio è primo. Beh, intanto che San Gregorio è primo, lo dice la classifica, però la prima cosa che mi preme di dire è di fare i complimenti a questo piano della Lente, perché nelle ultime 6 partite ha fatto 5 vittorie e un pareggio ed oggi si è dimostrata veramente una grande squadra. Poi chiaramente, come giustamente ha detto te, noi il secondo tempo siamo usciti fuori alla grande, però loro comunque erano rimasti in 10 e devo fare ancora i complimenti perché è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà. Mister, non ci possiamo nascondere più. San Gregorio ha tutte le carte in regola per stare lì su, ha tutte le carte in regola per giocarsela con la Fucense, ha tutte le carte in regola per giocarsela con Montorio. Quanto ci credete a questa promozione diretta, non per i playoff? No, noi pensiamo all'allenamento di martedì. Mi fa piacere questo che hai detto, però noi pensiamo allenamento dopo allenamento e sinceramente quello che stanno facendo questi ragazzi è qualcosa di straordinario, però sono delle tappe temporanee perché il campionato è ancora lunghissimo e mi preme di dire che anche aver raggiunto la semifinale in Coppa è motivo di grande soddisfazione, grande soddisfazione per tutto il gruppo perché comunque dal primo al 24esimo sono tutti coinvolti e danno sempre il loro grande contributo.